Fuori banda, il ritmo del volley raccontato da Marco Caron, un'esclusiva a Latte Miele, Lega Pallavolo Serie A. Benvenuti a Fuori Banda, amici di Latte Miele. E il mercoledì è un giorno per me che insomma cambia la mia vita, la mia esistenza, perché posso andare a viaggiare insieme, come dire, ai totem della pallavolo contemporanea. E qua di totem si parla perché è, insomma, è un grande allenatore con un passato importante anche come giocatore, che insomma adesso sta ancora facendo bene, anche quest'anno sta facendo bene. Questa serie di indovinelli per presentare Roberto Piazza. Benvenuto Roberto. Ciao Marco e buon pomeriggio a tutti. Intanto totem, secondo me, è una parola un po' esagerata per ciò che mi riguarda. Semplicemente un apprendista allenatore ancora, ecco. Un apprendista allenatore, perché ogni buon allenatore sta sempre a... Cioè io adesso sicuramente ti sto disturbando fra un video, un allenamento, una cosa, perché tu lavori sempre. Ma sempre, diciamo che cerco di dare ai miei ragazzi quante più informazioni possibili, non soltanto da un punto di vista tecnico-tattico, ma per la crescita personale dell'atleta principalmente, ma poi della persona, ecco, una crescita che deve essere affrontata, secondo me, con l'allenatore, con i compagni di squadra, con la società che ci circonda. Per cui credo che in questo momento poi particolare non si possa più scindere, cioè si debba obbligatoriamente scindere, ma poi mettere insieme l'atleta e la persona. Se le separiamo, uno è un grande atleta ma non è una grande persona, difficilmente avremo dei buonissimi risultati. Guarda, vabbè, adesso tanto per cominciare mi rivolgo al musicista, poi ne parliamo. Adesso noi ci abbiamo Irene Grandi, Bruci la città. Presentala tu. Fai la voce da radiofonico. Allora, per tutti gli ascoltatori, un brano straordinario della nostra Irene Grandi, Bruci la città. Eccoci qua, Fuori banda con Irene Grandi e con Roberto Piazza, che insomma è uno che ama la musica, è uno che suona la chitarra, è uno che insomma sa cosa vuol dire armonia. Senti, ti voglio chiedere una cosa, ma perché voi di Milano, intesa come Allianz Milano, siete, cioè, la gente, come dire, vi ama, siete una squadra simpatica? Intanto grazie del grande complimento, perché squadra simpatica non è da tutti. Credo che si sia formato un bel gruppo di persone, una bella alchimia, ecco, mi piace definirla così, un po' come il libro di Coelho, no? È un qualcosa di strano che è capitato l'anno scorso e che sta ricapitando quest'anno, almeno all'inizio, per quanto concerne questa prima parte di campionato. Una squadra che si sta integrando sempre di più, sempre meglio, con una caratteristica particolare, che è quella di riuscire a coinvolgere ogni giocatore in tutte le attività che la squadra sta facendo. Per le attività intendo dalla più ludica, che proprio è il gioco nostro in campo, ma però anche l'attività esterna alla palestra, dove si parla di promozione, l'attività esterna alla palestra dove si parla di aiuti ad altre persone. E questa cosa ha fatto sì che insomma il gruppo sia un gruppo coeso che riesce comunque a comunicarlo in campo, perché uno vi vede in campo, no? Vi vede magari in TV, però dice: ma insomma io non sono di Milano, non sono, anzi io di mio terrei all'Avellino e invece faccio il tifo per Milano. Beh, è una nota di merito che va sicuramente ai ragazzi, perché stanno facendo un qualcosa che li diverte e questa cosa si vede, secondo me, è una cosa che balza agli occhi, il fatto che loro si riescano a divertire anche mentre stanno facendo una partita tirata, magari non la stanno vincendo, ma comunque si divertono a fare ciò che stanno facendo. Con noi Roberto Piazza, allenatore dell'Allianz Milano, Allianz Milano che, ridendo e scherzando, anzi come direbbe Totò, tomi tomi, cacchi cacchi, pure quest'anno siete terzi in classifica, insomma.
È ancora molto prematuro, sì, è tutto vero, è ancora molto prematuro, ripeto, parlarne, perché dobbiamo ancora recuperare la partita contro Perugia e anche altre squadre devono recuperare alcune partite per il discorso Covid, e credo che questo sia uno dei campionati più equilibrati in assoluto degli ultimi 30 anni di pallavolo per quanto concerne il campionato della Superlega italiana. In questo momento ricopriamo la terza posizione, sì, sappiamo che dovremo fare qualcosina di più e meglio per guadagnarci magari la permanenza nella posizione o scendere di pochissimo, ma obiettivamente nel campionato italiano basta sbagliare un paio di partite e ti ritrovi aggrovigliato nel centro classifica e rischi di andare anche verso la bassa classifica. Perché è bella questa cosa del campionato italiano, no? Che è una cosa, non ti puoi distrarre un attimo, no? Tu puoi essere anche lo squadrone così che va a giocare contro quella che veleggia, diciamo, negli ultimi posti della classifica, ti distrai un attimo e tac, e perdi le partite. Credo che sia anche uno dei motivi di interesse di questo campionato. La percezione, Roberto, di comunicazione di questo momento della pallavolo? Io credo che rispecchi un po' il momento globale, nel fatto della ricerca di un risultato eclatante e quindi alcune cadute particolari, è proprio perché dal mio punto di vista si riesce a capire che è un momento particolare, che è un momento in cui bisogna essere presenti, e non basta semplicemente la presenza sul campo, ma ci vuole la presenza di corpo e testa. E allora escono delle partite dove non si vedono più gli errori banali, se ne vedono sempre di meno, ma si vedono sempre di più delle grandissime giocate. Questo fa sì che l'atleta debba rimanere sempre ad altissimo livello, debba avere sempre una grande concentrazione e debba essere disposto a fare dei sacrifici in più per ottenere dei buoni risultati. Chiedo una cosa, diciamo, ma neanche seria, però abbiamo citato spesso questo momento. Secondo te, in questo momento, lo sport cosa può fare per tutti noi? Ma intanto può continuare a dimostrare che ci si può saltare fuori, e credo che tutti gli atleti che hanno vissuto il Covid in precedenza e poi l'hanno superato stiano evidenziando appunto che non è una cosa che è così handicappante. Ovviamente è una cosa da prendere con le molle, con le pinze. Credo che lo sport possa dare speranza di un ritorno alla normalità il prima possibile, cercando ovviamente di rispettare tutte quelle che sono le direttive che ci vengono date dal Comitato Tecnico Scientifico, anche perché in questo momento, ed è una ripetizione proprio del momento, no? In questo particolare momento credo che serva un'unità di intenti, e lo sport, soprattutto lo sport di squadra, credo sia l'esempio vivente dell'unità di intenti, tutti quanti per uno stesso obiettivo finale. In questo momento l'Italia ha bisogno di avere un obiettivo unico da percorrere. Molto giusto. D'altra parte, se non ti ispiravi a Mattarella, che ti vuoi ispirare? Comunque l'idea di squadra e l'idea di rispetto delle regole mi sembra un sunto importante. Ti chiedo 20 secondi, perché così non ti faccio fare pronostici, 20 secondi per dirmi: voi giocate sabato in anticipo la nona giornata del girone di andata, andate a Padova e giocate con la QN Padova. Che accadrà? Accadrà che sarà una partita, dal mio modo di vedere, la pallavolo bellissima, con una squadra, la QN, che ha nella battuta un'arma straordinaria, unita al muro, alla difesa, e di contro ci sarà una Milano che proverà a essere attrezzata per tenere le bombe di Padova e giocare con un po' di intelligenza contro il muro avversario. Molto bene, e noi ve la racconteremo. Detto ciò, io ti saluto, grazie Roberto, alla prossima. Buona giornata.